Sicuramente è una legge innovativa, ma ha anche raccolto gli approdi della giurisprudenza, ha cercato una sintesi fra quelli che erano gli indirizzi e anche le istanze dei medici, dei sanitari, ma anche dei pazienti, perché doveva mettere conto, ecco, delle necessità di più componenti. Vi erano i pazienti con le loro esigenze di risarcimento quando i casi di mala sanità purtroppo provocano degli eventi avversi, ma la sicurezza delle cure era anche un obiettivo fondamentale per restituire ai medici, ai sanitari, quella tranquillità per poter lavorare in serenità e appunto con delle prestazioni che garantissero la salute e la tutela di questo bene fondamentale costituzionalmente garantito. È una legge che, oltre a recuperare gli approdi della giurisprudenza, ha voluto dare un obiettivo fondamentale, non puntare solo al contenzioso, alla riduzione del contenzioso, un deflattivo del contenzioso, che pure è una finalità sicuramente premiale della legge, ma sostituire l'obiettivo appunto della sanzione con l'obiettivo della prevenzione. In ultima analisi, il contenzioso nasce da una cattiva gestione dei sinistri, quindi da una mancata prevenzione e gestione dei rischi e degli eventi avversi. Questo si tenta di introdurre con il sistema di monitoraggio dei rischi, quindi col monitoraggio del rischio clinico a livello aziendale, regionale e nazionale. La novità è che si tratta di un vero e proprio sistema. Non è solo appannaggio, onere dell'azienda, le aziende dovranno far confluire questi dati alle regioni e le regioni all'osservatorio nazionale. Lì interverranno le società scientifiche con le linee guida per cercare appunto di ovviare alla reiterazione di questi eventi avversi.